Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E abbiamo iniziato con la prima trasmissione nella quale abbiamo affrontato, parlo della prima trasmissione delle ore 15 alle 16:30, nella quale abbiamo affrontato l'uomo come parte della natura, gli animali e le loro relazioni con l'uomo, cioè il punto di vista della stregoneria in relazione all'uomo e al mondo. Cioè praticamente l'uomo e gli animali sono esattamente la stessa cosa, hanno le stesse, chiamiamole fra virgolette, finalità, agiscono nello stesso insieme, partecipano allo stesso insieme e sono attraversate dalle stesse e identiche forze della trasformazione. E questo ci porta in contraddizione a tutte quelle che sono le religioni monoteiste, che hanno al loro centro un Dio padrone che crea, costruisce o determina un uomo, e lo fa diventare padrone della vita, padrone della natura, padrone degli animali e pertanto in diritto di stuprarli, di annientarli. Torno a ripetere, l'essere natura può fare senza l'uomo, l'uomo non può fare senza l'essere natura. E questo principio dell'interrelazione fra uomo e natura, dove l'uomo può vivere all'interno della natura e non essere il padrone della stessa, è un principio fondante del paganesimo. E per definire adesso l'uomo nella natura, e per parlare di uomo potremmo parlare anche di animali, potremmo parlare anche di piante, nella stessa identica misura, parliamo esattamente dei quattro mondi che esistono, che vengono definiti dalla stregoneria. Cioè, cosa dice la stregoneria in pratica? Quando noi facciamo azione di stregoneria, quando noi affrontiamo il mondo, quando noi consideriamo gli dèi del paganesimo politeista, consideriamo che l'uomo vive quattro vite, se volete quattro mondi o tre resurrezioni, una nascita e tre resurrezioni, se vogliamo chiamarle così. Chiamatele come volete, l'importante è il senso della cosa. Perché purtroppo in percezione alterata nella storia ci sono stati fatti parecchi errori e sono stati combinati parecchi casini. E quando un errore si trasforma in un dogma, si trasforma come dogma diventa dogma, dogma di verità, diventa sempre un problema che viene posto alla base delle persone e col quale le persone sono costrette a misurarsi. Diciamo, una nascita e tre resurrezioni, o una nascita e tre reincarnazioni, se volete. È lo stesso, cioè in percezione alterata si può vederle come si vuole, cioè nel senso che si vede una cosa, poi la si traduce nella propria struttura culturale in cui si è nati, con le parole che si riescono ad usare per tentare di descrivere ciò che si percepisce. Il problema è che dopo, quando si traduce con le parole, diventa sempre un macello, perché le parole non sono mai sufficienti per descrivere quali sono le nostre sensazioni in percezione alterata. Perché la percezione alterata passa attraverso le emozioni, passa attraverso l'intuizione, passa attraverso scoppi di energia. E trasformare tutto questo in parole è effettivamente un atto di autodisciplina estremamente importante. Bene, allora abbiamo detto una nascita. Quando avviene la nascita di un essere della natura? Complicato, eh? La nascita di un essere della natura avviene quando la sua catena del DNA è formata. Diciamo, quando lo spermatozoo riesce ad entrare nell'ovulo, l'ovulo ha fatto entrare quello e solo quello spermatozoo, in quel momento nasce l'individuo. Nasce l'albero, nasce la pianta, nasce l'animale. Perché in quel momento succede che il soggetto
ritiene se stesso diverso dal circostante. In quel momento c'è la nascita della coscienza. Vale per qualunque specie di animale, dal serpente al coccodrillo, al pesce, all'albero, a qualsiasi essere della natura. So perfettamente come ci sia in corso una guerra fra quelli che vogliono riconoscere il feto come persona. Però quelle persone che vogliono riconoscere il feto come persona e dare al feto dei diritti civili fanno delle stronzate in mani, dicono delle stupidaggini. Stupidaggini che sono fra il criminale e l'eversione dell'ordine democratico. Nel senso che, per quanto riguarda la discussione che fanno i cattolici, che tentano di distruggere la donna in funzione del feto, significa distruggere un soggetto civile in funzione di qualcosa che è in potenza. E noi, nell'esistenza degli esseri della natura, qualunque essere so sia, non abbiamo un disegno divino determinato, cioè non c'è a monte un Dio padrone, non c'è un fatto. Il termine fatto nell'antica religione significava qualcos'altro. Se il termine fatto, il termine destino, avesse significato ciò che i monoteisti vanno blaterando in giro per il mondo, Roma non avrebbe messo a punto un esercito, Roma non avrebbe affrontato le contraddizioni della sua esistenza, Roma non sarebbe diventata quella civiltà mediterranea, quel fra virgolette impero che dopo la fine diventò, perché avrebbe accettato il destino del Dio padrone, il disegno degli dèi. Ma Roma non ha mai accettato il disegno degli dèi, ha sempre combattuto per quello che lei riteneva fosse la giustizia, che lei riteneva fosse la giustizia, magari qualcun altro no, ma non è importante. Pertanto parlare del feto come persona è un atto criminale, perché significa negare alla donna, negare ad una persona in essere, cioè una persona civile, il diritto di essere un soggetto civile e di decidere per il proprio corpo e per se stessa. Significa diventare bestiame per il proprio Dio. Ma questo è un discorso che appartiene alla religione monoteista e noi non siamo qui a parlare di società civile, stiamo parlando della vita. E la vita, la coscienza, nasce in quell'istante in cui la catena del DNA della specie si è formata, si è chiusa. In quell'istante un soggetto che può essere un seme di un albero, la catena del DNA, attenzione, per gli esseri bisessuali si parla di catena del DNA, in realtà per gli esseri unicellulari si ha, quando inizia la divisione, praticamente si formano due coscienze al loro interno. In quel momento il soggetto riconosce se stesso diverso dal circostante. E in quel momento il soggetto comincia a combattere. Se volete vedere, avere un'idea della guerra, del combattimento che avviene in quel momento, voi dovreste vedere un documentario quando il piccolo di canguro che esce dalla vagina, diciamo così, dalla vagina della cangura, comincia ad arrampicarsi sul pelo per riuscire ad entrare nel marsupio. Credo che sia uno dei più grossi combattimenti per la vita che io abbia mai visto. Cioè, in pratica, la sua sfida nell'esistenza, la sua sfida nell'affrontare l'universo consiste nell'arrampicarsi sui peli e non viene aiutato dalla cangura. O ce la fa o non ce la fa, ed è una sua, un suo combattimento per l'esistenza. Ebbene, il problema veramente grosso che noi andiamo ad affrontare dal punto di vista umano non è ciò che avviene nella trasformazione dell'essere fetale. Scusate, concludo un attimino il discorso.
il primo momento, diciamo così, in cui nasce la vita è quando si forma la coscienza, quando la catena del DNA viene a congiungersi. Poi, se negli esseri mammiferi, in questo momento sto parlando, abbiamo la prima morte, ed è la morte del feto e la nascita del bambino. In quel momento si entra nel secondo mondo, muore il feto, nasce il bambino. Dopodiché abbiamo un'altra morte, ed è nell'età puberale. Nell'età puberale muore il bambino e nasce la persona adulta, l'uomo o la donna. Muore il bambino, la bambina, e nasce la donna. Dopodiché abbiamo la terza morte, ed è la morte del corpo fisico e la nascita del corpo luminoso. Ogni morte corrisponde in potenza a una nascita, non necessariamente una nascita. Cioè, quando muore il feto, non necessariamente nasce il bambino. Quando muore il fanciullo o la fanciulla, non necessariamente nasce l'uomo e la donna. Quando muore l'individuo adulto, non necessariamente nasce il corpo luminoso. Questo deve essere chiaro. In stregoneria è una cosa fondamentale. Cioè, non abbiamo un'altra possibilità oltre alla vita che abbiamo ora. Questa è la vita che abbiamo, e questa è la vita che dobbiamo vivere con passione. E vivere questa vita con passione è l'unica possibilità che ci porta a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Non c'è un paradiso, non c'è una reincarnazione, non c'è un Dio che ti promette qualcosa, non c'è nulla, c'è solo tu che combatti. Al massimo c'è il potere di Ecate. Ma il potere di Ecate non è un soccorritore per l'individuo che ha fallito la vita, è la vita stessa che si manifesta all'interno dell'individuo che ha sufficiente potere per farcela, a trasformare una morte in una nascita. Ma non è una soccorritrice Ecate, anzi Ecate è anche abbastanza spietata. E la prima cosa di cui noi andiamo a parlare questa sera, sempre che ce la facciamo, visto che ormai siamo già alle 19:22, è la vita fetale. La vita fetale che noi la affrontiamo dal punto di vista della stregoneria. È importante questo, perché la stregoneria ha sempre ritenuto che in ogni fase dell'esistenza, fin dal primo momento che il seme viene piantato nella terra, c'è la costruzione della conoscenza, della consapevolezza e del sapere. Il feto, nella pancia della madre, costruisce la propria conoscenza, il proprio sapere, costruisce, manifesta le relazioni col mondo che lo circonda, in questo caso la madre. Attraverso queste relazioni manipola la propria psiche, il proprio sentire, il proprio percepire, e quando nasce dalla madre ha già una struttura psichico-emozionale già, chiamiamola imprimata, già formata in base alle relazioni che in pancia della madre ha costruito. In pratica esiste una vita sociale estremamente intensa fra la madre e il feto. E questo in stregoneria era sempre conosciuto. Il problema era che bisogna anche dimostrarlo, oltre che affermarlo. Noi abbiamo visto, per esempio, che a seconda del tipo di famiglia nascevano dei ragazzi con delle predisposizioni diverse, e in particolar modo, parlo della Bibbia, parlo dei cattolici, hanno imparato a manipolare mentalmente i ragazzi fin da piccolissimi, fin dai primissimi giorni della nascita. Il problema che invece la stregoneria sapeva era che la manipolazione dei ragazzi in realtà avveniva già nella pancia della madre. Cioè, gli atteggiamenti di sottomissione della madre, gli atteggiamenti di accettazione della madre, quello che erano le imposizioni religiose, arrivavano
a interferire sulla sua struttura psichico-emotiva. La struttura psichico-emotiva della madre subiva una variazione, subiva un rallentamento, subiva una costrizione e la sensazione di costrizione della madre veniva passata alla struttura emozionale del feto che era in costruzione. Al contrario, una madre attiva, una madre ribelle, una madre piena di passioni, una madre sensuale, una madre che ricercava il piacere della vita, il sapere, la conoscenza, che aveva interessi, trasmetteva al feto questa sensazione, questa tipologia, diciamo così, di struttura emozionale che una volta nato il feto presentava nel suo modo, il bambino appena nato presentava nel suo modo di rapportarsi col mondo. Questo si era già osservato, questo già si sapeva in realtà. Però bisogna provarlo. Cioè, hanno ragione i cattolici a dire che il bambino in pancia della madre è solo una bestia, sempre che i cattolici hanno la loro idea di bestia, o ha ragione la stregoneria dicendo che esiste un universo di trasformazione potentissima nella pancia della madre e la madre attraverso ciò che è in pancia? Vediamo un attimino cosa ci dice l'ultima ricerca scientifica, almeno alcune delle scoperte che recentemente, alcuni studi che recentemente sono stati fatti. Prendo dal Gazzettino del 30 marzo 2002. Psicologia. I risultati di una lunga ricerca che ha coinvolto medici, infermieri e futuri genitori. Il veneziano Pierluigi Righetti ha riportato il suo lavoro in un libro. Non c'è due senza tre, scritto con Laura 7. Scoperta tutta Veneta, il feto a vita psichica. Lo sperimentatore. Una volta si parlava di psiche solo dopo il parto, il nascituro invece sa e capisce molte cose. Da mesi sta girando mezzo mondo per convegni, congressi e conferenze. I suoi colleghi medici e psicologi, anche fra i grandi della psicologia, sempre più attenti al risultato del suo lavoro, lo guardano con attenzione e ormai stanno convincendosi che quel ricercatore veneziano, poco più che trentenne, potrebbe aver ragione. Il feto ha vita psichica. Lui, Pier Giorgio Righetti, finora non ha fatto altro che ripetere quello che la ricerca ha prodotto. Il nostro esperimento è stato l'unico in Europa, con precise procedure e metodi siamo riusciti a descrivere e documentare le competenze psicofisiche ed emotive del nascituro e quindi superare alcune teorie che ritengono che la nascita psicologica avvenga dopo il parto. L'idea base di Righetti, che con Laura 7 è pedagogista e specialista in profilassi ostetrica, ha pubblicato il lavoro nel libro Non c'è due senza tre, Bollati Boringhieri, è che l'ambiente intra ed extrauterino sia un ambiente di apprendimento. So che di fronte a queste affermazioni potrebbero esserci molte posizioni, come dire, politiche, ma spiega Righetti che ha un figlio di alcuni mesi, di questo noi non ci dobbiamo occupare. A dare conferma dell'importanza della scoperta è anche la studiosa Graziella Fava Vizzello, che dice: se i dati del libro venissero confermati su larga scala, come è probabile, siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione col conseguente cambiamento dei modelli fino ad oggi utilizzati per la comprensione dello sviluppo. E sarei tentata di dire anche della psicologia dello sviluppo. Gli esperimenti di Righetti e Sette hanno permesso finora di stabilire che il feto, misurazione fatta fra la terza e la quarta settimana, è in condizione di riconoscere la variazione degli stati emotivi della madre, modificati negli esperimenti anche solo dalla vista di immagini, e di comunicarcelo attraverso i movimenti. Lo stesso bambino, dopo la nascita, ricorda Fava Vizzello, si muove diversamente ascoltando il battito cardiaco della madre, registrato durante l'esperimento sotto ecografia, e non reagisce a quello delle altre madri. Insomma, la vita psichica prima della nascita è accertata. Gli esperimenti condotti dal ricercatore veneziano non sono cosa semplice, come potrebbero apparire, è faccenda complessa e costosa.
costosa, che ha coinvolto moltissime persone e più ospedali, e per questo anche difficile da ripetere. Per la ricerca Righetti e Sette hanno utilizzato tecniche ecografiche, e così via, e così via, e così via. Allora, il nascituro, dice Benassi, è stimolato dalla voce paterna più grave su un'estensione che va dalle ginocchia alle spalle, mentre la voce materna più acuta vibra in lui dalla vita all'estremità cefalica. Osher forma questa teoria e la verifica con esperimenti. Dove era la madre ad aver cantato per tutta la gravidanza, il bambino mostrava alla nascita solidità alla nuca, vigore negli arti superiori, pressione pollice e indice, estensione della mano ed esposizione del palmo alla ricezione delle sonorità. Quando invece si trattava del padre, gli effetti più frequenti riscontrati della stimolazione continua in epoca prenatale era il vigore degli arti inferiori e la precoce deambulazione. La maggiore capacità di regolare la staticità e la dinamicità del corpo, sorprendente solo per i non esperti, perché qualche mese fa la prestigiosa rivista Nature ha pubblicato lo studio di Laura Ann Petito, che racconta della sua scoperta, con la quale si spiega come i bambini riconoscono e sfruttano i ritmi temporali propri al linguaggio per impadronirsi del linguaggio stesso. Insomma, l'acquisizione del linguaggio risponde a un ritmo universale biologico che è indipendente dalla modalità verbale o gestuale con la quale viene espresso. Vuol dire che i bambini che hanno avuto accanto persone esperte in nenie, cantilene, canzoncini o roba del genere sono stati facilitati all'acquisizione del linguaggio perché i ritmi natali sono stati scanditi e ripetuti più volte. Vale a dire che la Nina Nanna ha insegnato ai bambini come parlare. Dire che Lina Nanna insegna ai bambini come parlare. In un certo modo la ricerca è collegabile a quella veneta. In questo sono stati interessati più ospedali della regione sulle donne incinte sul feto, eccetera, eccetera. In pratica si è visto che la vita fetale è una trasformazione potentissima che risponde alle stimolazioni esterne, ma essenzialmente risponde alle relazioni con la madre. E questo è importantissimo che noi lo stabiliamo, perché per il cristianesimo, per il monoteismo, i bambini sono sempre stati bestiame da allevare. Usiamo ancora adesso il termine allevare bambini, che significa allevare vacche, allevare capre, allevare galline, cioè in pratica non abbiamo nessuna responsabilità rispetto all'oggetto che trattiamo. L'oggetto che trattiamo è la bestia da allevare, perché tanto per un cristiano l'uomo è costruito di immagine e somiglianza del Dio padrone. Come fai tu a modificare quella che è la creazione? E come ti permetti tu di modificare la volontà del Dio creatore? Il bambino non cresce, il bambino è creato all'impronta, l'ha detto anche Ratzinger recentemente, subito c'è l'impronta del Dio creatore nella nascita del bambino, col cavolo. Cioè tutta quella che è la nascita del bambino è un processo continuo di adattamento all'interno del mondo fetale, cioè il bambino come feto non fa altro che adattarsi a quello che trova, che riceve dall'ambiente. Per cui cantare le Ninna Nanne, stimolare la madre felice, non fa altro che trasferire una serie di input al bambino che vanno ad incidere sulla sua psiche, sulla sua struttura emozionale e anche nei suoi caratteri fisici. Questa è la scoperta. In pratica, la nascita del bambino non è un dato scontato. Il bambino non è un oggetto che si alleva, che è statico, che è formato, ma è un soggetto in continua trasformazione e in continuo adattamento al mondo. E questo concetto, che è un concetto della stregoneria ed è un concetto del paganesimo politeista, è un concetto fondamentale. Ogni soggetto che riconosce se stesso diverso dal mondo vive mettendo in atto delle strategie di adattamento soggettivo a ciò che dal mondo gli giunge. Pertanto, ogni soggetto deve essere messo nelle condizioni più favorevoli per affrontare le condizioni che arrivano dal mondo. I cristiani che mettono in ginocchio i bambini a pregare fanno un atto criminale proprio nei confronti delle trasformazioni del bambino.
perché significa privare il bambino delle sue capacità, delle sue potenzialità di adattamento. E così come la madre che prega quando ha un bambino in pancia non fa altro che menomare quella che è la capacità del bambino di affrontare la sua vita. La madre che non trasmette delle emozioni, chiamiamole positive, ma non è il termine esatto, delle emozioni costruttrici nei confronti del bambino, praticamente ottiene un risultato, cioè la madre, il padre sono responsabili della crescita fetale del bambino e questa è una cosa che devono i genitori diventare consapevoli. Ma perché questo processo di crescita, che noi adesso lo chiamiamo in età fetale, e ci stupiamo, perché come ci siamo stupiti con gli animali, perché noi ci siamo separati dagli animali attraverso la ragione, abbiamo costruito una barriera di separazione. Adesso stiamo scoprendo che il feto in realtà è un soggetto intelligente ed è una scoperta che il cristianesimo non avrebbe mai accettato. Per il cristianesimo il feto è da far nascere anche a costo di tagliare la pancia della madre pur di battezzarlo, perché deve diventare bestiame del proprio Dio, e lo hanno fatto. Non è un soggetto in costruzione. Pensatevi un po', per un cristiano pensare al feto come un soggetto intelligente. Andiamo avanti ancora. La vita del feto è densa di emozioni, attenzione, che influenzano l'umore della madre. Nuovi umori e nuove emozioni per la donna in gravidanza non sono solo cambiamenti del momento, ma possono essere influenzati dalla personalità del bambino che porta in grembo. A questa conclusione è giunto Gino Soldera, presidente dell'Associazione Nazionale Psicologia Educativa Prenatale, che ha realizzato un'indagine i cui risultati saranno pubblicati il prossimo giugno. Sto leggendo dal Gazzettino del 4 aprile 2002, sulla rivista Association for Perinatal Psychology and Health. La novità scientifica che arricchisce i misteri dello scambio psicologico fra madre e feto è emersa al convegno del Movimento per la Vita in corso a Roma fino al 5 aprile, in cui è stato confermato che la vita prenatale è densa di emozioni, di reazioni a stimoli esterni, di apprendimento. La donna in gravidanza, spiega Soldera. Oh, stiamo parlando del Movimento per la Vita, e i cattolici, gli stupratori di bambini. La donna in gravidanza si prende cura non solo di due organismi, ma anche di due psiche, e sembra che la psicologia dell'embrione influenzi la madre. Già al terzo mese di gravidanza si riscontrano cambiamenti emotivi e esistenziali nella donna, caratteristiche caratteriali che sono stati poi rilevati nel bambino una volta nato. Non erano quindi frutto del momento, ma collegati alla sua personalità. Uno studio sul comportamento fetale già alla 12-13esima settimana di gestazione, si rileva attraverso l'ecografo, comincia ad avere caratteristiche individuali. Ad esempio, si è visto che le bambine muovono di più l'articolazione della bocca, si sa che le femminucce hanno più facilità a parlare. Si è visto che la dominanza del lato destro e del lato sinistro si evidenzia già durante la vita prenatale. Ed ancora, si è scoperto che i fratelli gemelli dimostrano fin dall'inizio della gravidanza chiare differenze temperamentali e comportamentali che poi saranno presenti una volta nati. La vita prenatale, secondo quanto è emerso al convegno, è densa per il feto di emozioni dovute a stimoli sensoriali, in primo luogo in stretto rapporto con la madre, ma non solo, che si esprimono e sono rilevabili dall'ecografia, i movimenti fetali, battiti cardiaci, in espressione del viso. E così via ancora. In pratica, cos'è che stiamo scoprendo? Stiamo scoprendo che le buone condizioni di vita della madre costruiscono buone condizioni di vita per il feto. Buone condizioni di vita psichica per la madre costruiscono buone condizioni di vita psichica per il feto. Ma attenzione, perché quello che è la relazione fra madre e feto
comporta un sacco di problemi, un sacco di problemi che la società attuale non ha mai preso in considerazione. Per esempio, la depressione che prende molte donne alla nascita del figlio, che vorrebbero ammazzarlo. Sono tutte questioni psichiche che dopo vengono pagate quando la società civile non garantisce alle donne quello che è una gravidanza, accettabile, una gravidanza seria, una gravidanza piacevole, anche perché vi ricordo che un figlio è una ricchezza sociale solo nella misura in cui la società riesce ad accogliere il figlio, non nella misura in cui lo distrugge. Proviamo un po' a capire un'altra cosa. Cosa avviene nella pancia della madre su questo bambino? Dal Gazzettino del 27 luglio 2003. La memoria del feto influisce sulla vita postnatale, gravidanza. Uno studio permetterà di scoprire il riflesso della vita del feto su alcune caratteristiche della vita postnatale. Lo ha messo a punto per la prima volta in Italia il dottor Carlo Beglieni, dell'UO di terapia intensiva neonatale del Policlinico La Scotta, diretta dal professor Franco Bagnoli. Siamo partiti, ha detto in una nota il professor Bellini, dallo studio della situazione prenatale. Abbiamo scoperto che l'equilibrio del bambino e la sua ricerca di stimoli motori siano legati alle condizioni di vita della madre durante il periodo di gravidanza. Ve lo rileggo. Dallo studio della situazione prenatale abbiamo scoperto che l'equilibrio del bambino e la sua ricerca di stimoli motori siano legati alle condizioni di vita della madre durante il periodo di gravidanza. E aggiungo io, non solo le condizioni di vita della madre, ma dalle emozioni, dalla capacità della madre di esprimersi psicologicamente ed emotivamente rispetto alle sollecitazioni e alle richieste del mondo esterno. Pertanto, il quadro che stiamo delineando in questo momento, provate un attimino a pensare. Noi stiamo parlando, del feto. Potremmo parlare anche del seme, potremmo parlare anche dell'uovo. È la stessa cosa. Ogni soggetto che incuba, ogni soggetto che incuba un altro soggetto, in realtà sia il soggetto che incuba che l'altro soggetto hanno una relazione di interdipendenza che è fortissima. E le trasformazioni dell'uno e dell'altro sono trasformazioni sia fisiche che psichiche emotive. E ricordate che dopo tutto questo si ripercuote sul nostro sistema sociale. Perché finché Ratzinger fa guerra alle donne che vogliono abortire, Ratzinger costruirà dolore in tutte quelle donne che avrebbero voluto abortire e che non possono abortire. E quei bambini saranno il disagio della società. Per cui Ratzinger sta progettando la distruzione del sistema sociale. Ma andiamo ancora avanti. Se la madre è stressata, l'ansia passa al nascituro. Dalla Repubblica del 24 febbraio 2004. SOS dei medici. Donne senza aiuto nei mesi dell'attesa. Se la madre è stressata, l'ansia passa al nascituro. Milano. Neonati a rischio stress, le tensioni psicologiche, l'ansia per la perdita del posto di lavoro e le preoccupazioni economiche che colpiscono le madri incinte si ripercuotono anche sul nascituro. L'allarme arriva da recenti studi medici e sociali sul periodo perinatale. Presentati ieri in un incontro sul tema mobbing perinatale all'ospedale Macedonio Melloni di Milano. A mamma stressata corrisponde bambino stressato, in stato d'ansia, irritabile, nervoso, sin dai primi giorni di vita. Ad esempio, il bambino fa fatica ad attaccarsi al seno e dorme poco di notte. Sulla lunga distanza poi sorgono anche difficoltà ad instaurare rapporti più profondi. Ha spiegato il professor Guido Moro, primario di neonatologia dell'ospedale Melloni. Il 10-15% dei neonati è o a rischio di nascere prematuro, cardiopatico, soggetto ad asfissia neonatale o a malformazioni. Fra questi, ha aggiunto Moro, ci sono anche quelli che nascono da mamme sottoposte a stress, che non solo fisico ma anche psicologico è proprio tra le cause della perinatalità.
prematurità. Oggi le neomamme si trovano di fronte a vari tipi di stress, dal problema lavoro a quello del bilancio economico, dalle preoccupazioni per l'impatto ambientale all'assistenza del neonato, ha sostenuto Massimo Todisco, responsabile dell'Osservatorio di Milano. Il risultato è che l'attesa di quello che dovrebbe essere un lieto evento rende le madri più preoccupate, soprattutto se giovani alle prese con una nascita inaspettata. Fino ad oggi però ci siamo dimenticati delle madri. È fondamentale che imparino fin da subito a nutrire il cuore del figlio, ha aggiunto Hiroshi Nishida, direttore del Maternal Centers di Tokyo. Ci siamo dimenticati delle madri, ci siamo dimenticati delle madri. Infatti per Ratzinger sono delle vacche che devono partorire. Andiamo ancora avanti. Dalla Repubblica del 7 ottobre 2004. Danni da stress ai bambini già nella pancia della madre. Lo stress può provocare danni devastanti al cervello del nascituro, mentre è ancora nel pancione, oltre che nei primi anni di vita. È il dato allarmante che emerge dagli ultimi studi che lo psichiatra Martin Teicher della Howard Medical School ha presentato ieri a Roma in occasione del congresso internazionale sul cervello umano. Le malattie mentali, ha sottolineato Teicher, oggi affliggono il 20% di bambini e adolescenti, ma nel 2020 si stima che colpiranno poco più della metà dei giovanissimi. Alla base di queste malattie, ha spiegato lo psichiatra, c'è spesso lo stress che si può verificare già in fase embrionale con conseguenze disastrose per il cervello. Bene, come vedete, la fase prenatale, rispetto a quello che si è mai pensato, meglio che il monoteismo ha mai pensato, è una fase fondamentale della crescita dei figli. E il benessere della madre è la condizione fondamentale perché il figlio nasca bene. Pertanto, ricordiamoci sempre che il corpo appartiene alla donna e la donna può decidere se far nascere o non far nascere il figlio. Certo, uno come Ratzinger, che considera le persone come bestiame, bestiame da stuprare, bestiame da battezzare per il suo Dio, non gliene frega niente che bestiame è. Cioè, in una stalla da allevamento, il fatto che la mucca sia zoppa perché si è spaccata una gamba è poco importante, tanto sarà macellata. Ebbene, lo stesso concetto nella testa sta in quello dei monoteisti. Costruire distruzione psichica e emozionale nei ragazzi non gliene frega niente, perché tanti ragazzi sono destinati al macello. Che ti interessa? Sono destinati al macello del loro Dio. Pertanto curare il benessere dei ragazzi, curare il benessere delle donne, curare il benessere della società civile, a un monoteista non gliene frega niente. Tanto più una società civile sarà in sofferenza e tanto più il monoteista avrà merce da aggregare al proprio gregge e per far pressioni sulla società. Per cui il concetto del monoteista è un concetto socialmente criminale. E lo è volutamente criminale. Io vi leggo dalla Bibbia dei cristiani, dal Deuteronomio, come i bambini siano solo bestiame da sottomettere al proprio Dio. E questi comandamenti che oggi ti dono rimangano ben impressi nel tuo cuore. Insegnali ai tuoi figli, parlane con loro. E quando te ne stai in casa tua, e quando cammini per via, e quando ti corichi, e quando ti alzi, legali come segnale alla tua mano e ti siano come frontali fra i tuoi occhi, scrivili sugli stipiti della tua casa e sopra le tue porte. La traduzione di Diodati dice: questi comandamenti che oggi ti dono, inculcali, inculcali ai tuoi figli, parlali con loro e quando te ne stai a casa, eccetera. Cioè il termine inculcare Diodati lo usa, è Deuteronomio 6,4, anzi 6,6, Deuteronomio 6,6.
Il condizionamento, la manipolazione mentale messa in atto dai cristiani è una manipolazione mentale voluta. Cioè, quando il Dio dei cristiani lo impone all'uomo, lo impone per i suoi figli, in realtà lo impone essenzialmente alla donna, in quanto la donna non ha nessun diritto. Infatti, sei tu l'uomo che devi piazzarli come segnali alla tua mano, ti siano come frontali fra i tuoi occhi e scrivili sugli stipiti della tua casa e sopra le tue porte. Ricordo che in America c'è una vera e propria guerra fra questo, cioè, si è pronunciata la Corte Suprema per questo discorso qua. E una volta che sono imposti alla donna, la donna e anche l'uomo, diciamo così, nella relazione, li trasferirà al proprio bambino mentre sta nella pancia. Cioè, la manipolazione mentale viene fatta dai monoteisti finché il bambino è in pancia della madre. Dopodiché avete ben poco da dire la ragione. E la ragione davanti alla manipolazione mentale fatta in questo modo e in questa struttura fisico-psichica non ha nessun effetto. Perché quando nella vita prenatale del bambino si impone la dipendenza, si impone la costrizione delle proprie emozioni, si impone la paura di esprimere le proprie emozioni, bambini stressati come abbiamo scritto, no? Ebbene, quando si impone questo, l'adulto non è più in grado di modificarsi, o meglio, la modificazione dell'adulto passa attraverso delle vie durissime, ma veramente durissime. Pertanto, tenete presente quanto è stata importante la liberazione delle donne nella società civile, quanto è stata importante la liberazione della società civile dalla costruzione criminale della Chiesa Cattolica, proprio per iniziare quel percorso di scollamento fra religione cattolica, in questo caso, manipolazione mentale e controllo della società civile. Guai se non ci fosse stato lo stacco della società civile dalla Chiesa Cattolica. E vediamo, abbiamo visto, praticamente parlando del feto del bambino, come in realtà l'imprimatur del futuro uomo, cioè del futuro bambino che uscirà dalla vagina della madre, avviene già nella pancia della madre. E qui inizia il discorso della stregoneria. Cosa dice la stregoneria? Dobbiamo costruire delle condizioni di benessere, benessere fisico, benessere psichico. E se uno vuole praticare stregoneria, deve imparare a vivere per sfida. Perché se vive per sfida, se vive con consapevolezza, se vive prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, beh, in quel momento, quella tensione, la madre e il padre la passano al bambino finché il bambino è ancora in pancia. E allora avremo dei cittadini coraggiosi, dei cittadini che avranno la tendenza, la tensione di assumersi la responsabilità della propria esistenza e di essere individui preziosi per la società civile. Questo è il primo discorso della stregoneria in relazione alla vita fetale. Bene, allora, questo era il secondo quadro che volevo fare. Ricordo il numero di telefono di Radio Gamma 5, intanto continuiamo il discorso, 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Ciao! Ciao! Però per caso, comunque, cosa sai a mangiare questo tipo qua? Perfetta la descrizione, anche oggi, volevo telefonarti, ma dopo, voi dovevo telefonarti del 777, ma dopo volevo disturbarti, voi sono... Veramente mega c'è mai in più persone, Sì. Sì, deve venire qua. Ma ora sono subito a sostare perché sera già tardi e ho potuto andare via, insomma. Niente, delucidà, proprio perfetto, più chiaro del così, insomma, a proposito ho trovato di Jean Piaget, la rappresentazione del mondo del fanciullo che parla anche di animismo, di magia, dei sogni, appunto che... Io nella raccolta dei scritti che ho fatto ho voluto evitare di...
di andare in percezione alterata, infatti del sogno praticamente non ne parlo, anche se ho decine di articoli che è venuto fuori, anche se nelle prossime trattazioni parlerò del sesto senso, parlerò di tutta una serie... Parla appunto, sì, beh, è una parte dei sogni, è un capitolo comunque, il terzo, da 94 a 127 pagine, poi parla del realismo e le origini della partecipazione, la nozione del pensiero, i problemi e metodi, la nozione del realismo nominale, e via dicendo, insomma, Piaget è abbastanza... Beh, Piaget è uno dei, è uno dei giganti della pedagogia moderna. Parla l'origine degli astri, come il bambino vede le montagne, la terra, le acque, gli astri, come c'è, cioè, l'inizio del percorso, capisci? Cioè del bambino già nato, non come hai fatto tu adesso, che hai descritto, diciamo, la vita intrauterina del bambino prima che della nascita. Io ho un lavoro di analisi, no, che avevo già usato anni fa, circa 6-7 anni fa, ed è la vita religiosa del bambino, no? Di Vianello. E Vianello adesso so che è diventato preside della facoltà di psicologia di Padova. E non so se quel libro si trova ancora, era della Giunti, ma è una vecchissima edizione di 30 anni fa. Dammi il titolo. Te lo darò, non ce l'ho qua, non ve l'ho neanche a memoria. Scrivi Vianello. Ricordo mio. Va bene, questa è l'edizione Giunti, questo mi ricordo. È vecchia Giunti, gialla e blu. A proposito dei vecchi libri, ho trovato che in libreria è fuori commercio, cambiando discorso, ho trovato di Neri Pozza, Vita di Antonio, il santo di Padova. Però qua chiarisce subito fin dall'inizio che i sette anni che ha fatto a Puy, a Carcassonne, a Zoya, annebbiati, cioè non si sa niente di che cosa che ha combinato Zoya. Sì, cioè, è stato cancellato. Sì, è stato cancellato. Cancellato tutto i sette anni di permanenza. Però il Gamboso, un certo Gamboso, non so mai più nominare, Gamboso è un agiografo che ha scritto l'assidua, sai cos'è l'assidua? No. L'assidua sarebbe una specie di, un anno dopo della morte di Antonio, un certo, un altro biografo, agiografo, ha scritto l'assidua. L'assidua sarebbe la vita, un anno dopo la vita, delle opere del santo, no? Santo, però il Gamboso critica sta assidua e dice che questi sette anni appunto delle cose, e il Gamboso dice che tira fuori, è un critico sto qua, e tira fuori e vuole tirare fuori, però bisogna cercarlo, almeno ho provato le garzantine inutili, non... è sempre di quell'epoca, comunque 1200 e passa, capito? Comunque guarda che noi si sanno le cose indirettamente, no? Perché lui era là quando facevano, lui aveva quella funzione quando facevano, funzione, e si sa che è morto di relazioni sessuali, cioè era tutto giallo, dicevano, è morto, è tutto giallo, gonfio, insomma, appunto, e si sa esattamente quelli che erano, soltanto che ti dico, hanno tentato di cancellare tutte le sue infamità, insomma. È un stragista, sì, un assassino. Sì. E dopo del bambino appunto c'è la personalità nascente, tornando a... Prossima volta muore il feto, nasce il bambino, facciamo quello. Struttura e dinamiche. Eric Neumann. Comunque vedrai che quando avrò finito queste 4-5 lezioni, 6, vedrai l'uomo dal punto di vista della stregoneria. E con articoli di giornale, non c'è con altro. Stupefacente la disamina degli alcoli animali oggi. Ti è piaciuta? Hai fatto una cosa madornale, voglio telefonarti anche per questo, perché gli animali a me sono sempre, diciamo, sempre avuti, gatti, cani, cioè... Ivano, mi devo mettere giù adesso, sai. Okay. Ciao, ci sentiamo giovedì prossimo. Okay, ciao. Niente, vi do appuntamento naturalmente per giovedì prossimo con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Adesso vi lascio le trasmissioni con Stefano e niente, continueremo con Muore il feto, nasce il bambino, e parleremo della vita infantile e poi andremo avanti con
alcune questioni sulla capacità di percezione di relazione magica dell'uomo col mondo, suo cervello e sua crescita, muore il ragazzo, nasce l'individuo adulto e la meditazione, le ultime scoperte con la meditazione e tutta una serie di altre cosette che faremo. Allora vi do appuntamento per giovedì prossimo, grazie per l'ascolto e a risentirci, ciao.